una nuova puntata di Lente di Ingrandimento. Questa nostra lente la vogliamo dedicare al santo patrono e protettore della città di Napoli, San Gennaro. Pensate, 25 milioni di devoti in tutto il mondo. Il vescovo di Benevento Gennaro fu decapitato nella solfatara di Pozzuoli durante le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano. Fu seppellito nelle catacombe di Capodimonte e poi, dopo vicissitudini enormi, arrivò al Duomo di Napoli. Questa puntata della nostra lente di ingrandimento, oltre a ripercorrere brevemente la vita del santo patrono, vogliamo soffermarci sul tesoro di San Gennaro, un tesoro di inestimabile valore. Ci recheremo dunque al museo, non voglio anticiparvi nulla, al museo che conserva il tesoro di San Gennaro. Prima però di arrivare al museo, vediamo dov'è Roberta D'Agostino che ci accompagnerà in questo viaggio. Fabiola, siamo all'ingresso della Cappella del Tesoro, un capolavoro di arte barocca costruita alla metà del XVII secolo. È un impianto a croce greca con cupola, un vero capolavoro dell'arte barocca. E ci troviamo proprio all'ingresso. Alle mie spalle c'è un cancello, opera di Cosimo Fanzago, una bellissima opera. E come si può vedere c'è un San Gennaro bifronte. È un capolavoro dell'architettura napoletana, un capolavoro dell'arte barocca. All'interno si può vedere proprio tutto quello che è successo nel 1600 napoletano. La storia di San Gennaro è piuttosto tormentata. Tutto cominciò con una semplice visita di cortesia al diacono Sossio a Miseno da parte del vescovo di Benevento Gennaro, che in realtà si trasformò in un viaggio di terrore. Sossio infatti venne arrestato e dopo anche Gennaro a causa della persecuzione avviata, come detto, dall'imperatore Diocleziano. Il santo fu condannato a morte e doveva essere sbranato da belve feroci insieme ad altri condannati, ma a causa di un evento inaspettato i programmi cambiarono e fu stabilita la decapitazione dei prigionieri proprio alla solfatara di Pozzuoli. Le notizie storiche sulla vita del santo si concludono per lasciare spazio invece a quelle delle tradizioni e delle leggende. La cappella è stata costruita per volontà degli eletti del popolo a causa della peste del 1527. Un pezzo di rara bellezza, capolavoro dell'argenteria napoletana e non solo, è il paliotto d'argento dell'altare di Gian Domenico Vinaccia, con figure a tutto tondo, in cui è rappresentato l'arrivo a Napoli delle reliquie di San Gennaro. Dietro l'altare troneggia la statua in bronzo, opera del Finelli, del santo patrono con gesto di protezione. È molto particolare per la sua plastica bellezza. Il Finelli fu tra i più cari discepoli prima del Naccherino e poi di Gian Lorenzo Bernini. Importanti sono anche le statue in argento dei 51 compatroni. Da notare anche il busto in argento dorato del santo, capolavoro dell'oreficeria angioina in Italia. Sul davanti sono effigiati i martiri legati e San Gennaro nel momento della decollazione. Sul posteriore San Gennaro con i compagni di martirio sono esposti alle bestie. Per quanto riguarda l'esecuzione dei dipinti in cappella, la scelta degli artisti non fu per nulla facile. Il Domenichino accettò l'incarico di decorare la Cappella del Tesoro dopo aver ricevuto rassicurazioni perché ci furono minacce di morte e gravi violenze che consigliarono i celebri pittori come il Cavaliere d'Arpino e Guidorini a rifiutare l'incarico.
il domenichino non finì l'opera e morì nel 1641 avvelenato. Grandiosa la composizione della cupola, opera di Giovanni Lanfranco, vi è affrescato il paradiso. La pala d'altare a destra è opera del Ribera, vi è rappresentato San Gennaro che esce illeso dalla fornace. Il tesoro di San Gennaro è considerato uno dei più importanti del mondo. Spetta alla deputazione della Real Cappella del Tesoro la conservazione della tradizione antica e il riconoscimento del suo significato religioso nel tempo. Probabilmente, senza questa istituzione, le tradizioni, la storia, la cultura e lo straordinario patrimonio artistico associato al culto di San Gennaro non si sarebbero conservati intatti nel tempo. E dalla Cappella del Tesoro di San Gennaro ci spostiamo al Museo del Tesoro di San Gennaro, un vero scrigno. Finalmente ci siamo all'interno del Museo del Tesoro di San Gennaro, siamo insieme al direttore Paolo Iorio che ci accompagnerà in questo viaggio e ci farà scoprire le bellezze di questo museo. Benvenuto direttore, dunque i turisti entrano di qui e trovano immediatamente questo bellissimo capolavoro. È un San Gennaro benedicente, un San Gennaro che accoglie non a caso i visitatori ed è un'opera d'arte, è un Solimena, quindi grande scuola napoletana, dove vediamo subito i tre dati caratteristici di San Gennaro: la mitra, il pastorale, le ampolle e un piccolo particolare che sembra insignificante, un pomello di una sedia che sta a significare sedia vescovile, quindi San Gennaro vescovo di Benevento che poi viene martirizzato a Pozzuoli e poi diventa appunto patrono di Napoli. Come è nata l'idea di questo museo? È nata scoprendo per caso nel 1996 quello che c'era alle spalle. E c'era una storia incredibile, ma soprattutto dei pezzi di capolavori leggendari, resi leggendari soprattutto da un film, il famoso Operazione San Gennaro, ma si pensava molto a un fatto, come dire, semplicemente di fiction. La verità è che la fiction è tale e il tesoro di San Gennaro esiste sul serio. E adesso il tesoro è veramente di Napoli. Sì, figliolo, hai ragione. Vieni, San Gennaro, che sei roba d'oro, San Gennaro! Sui libri di storia dell'arte vengono riportati alcuni capolavori, ma non pensando che vi sono 21.610 capolavori che appartengono al tesoro. Ecco quindi l'idea di esporli al pubblico. Quindi un patrimonio ricchissimo. Superiore a quello della corona d'Inghilterra e a quello dello zar di Russia, non solo per la capacità di ogni oggetto di essere di grandissimo valore, e quindi penso alla mitra, al collare, ma perché facenti parte di una collezione intatta, quindi mai toccata grazie alla deputazione del tesoro di San Gennaro alla cappella, che ha reso possibile dal 1305 ai giorni nostri la creazione di questo tesoro intatto. E questo tesoro testimonia proprio la devozione che negli anni esiste a favore di questo santo di San Gennaro, devozione non soltanto da parte appunto di gente comune, del popolo, ma anche dei sovrani che hanno regnato Napoli. Sì, San Gennaro ha una grande caratteristica rispetto a tanti santi, è un santo trasversale che ha preso popolo, persone che apparentemente non sono devote, molti devoti, ma soprattutto la capacità di mettere d'accordo tutte le dinastie e i sovrani che sono venuti a Napoli e i papi. Perché non c'è dinastia che non sia passata per Napoli che non mi abbia regalato qualche cosa. Come si articola questo percorso all'interno del museo? È molto semplice, non ho voluto un percorso rigorosamente scientifico perché questo è un museo emozionale.
Essendo un museo emozionale, andiamo alla scoperta dei vari capolavori di volta in volta per arrivare poi all'esplosione di alcuni degli oggetti. E la straordinarietà di questo museo è che è un museo elastico, molto elastico, per due motivi. Innanzitutto perché, come vedrete, non ho voluto opere blindate, la maggior parte di queste sono esposte al pubblico per dare la sensazione vera che poi è che il miglior antifurto sono proprio i napoletani, e poi perché non fossero distanti dalla gente, e poi perché noi, essendo tantissimi capolavori, sistematicamente, periodicamente, restauriamo e cambiamo l'esposizione con altri nuovi capolavori del tesoro. Al centro di questo percorso possiamo ammirare questo gioiello veramente meraviglioso. È uno dei due collari del busto di San Gennaro. Tutti e due collari sono l'assemblaggio di alcuni gioielli. In particolare questo è realizzato con i gioielli donati da una famiglia, la famiglia Spera, di cui vedremo un altro capolavoro più avanti, e poi è stato realizzato questo collare che adorna il busto di San Gennaro. Bellissimo, veramente bellissimo. Particolare, d'altra parte, oltre che bellissimo, ha la concezione di quello che è il tesoro di San Gennaro. Il tesoro di San Gennaro è l'insieme di donazioni. Tutti questi insieme formano un grande patrimonio dell'arte, della fede e della cultura. Donazioni che abbiamo già detto vengono sia dal popolo, dalla gente comune, che dai papi, dai re, dagli imperatori. E anche poi dalla stessa deputazione della Cappella che ha commissionato opere per la Cappella di San Gennaro e per San Gennaro. Tenendo presente che la deputazione ha fatto quello che oggi sarebbe un po' il controllo qualità, cioè non ha accettato doni dozzinali. E tutti, per non incorrere nel rischio che i doni fossero rifiutati, si sono sempre rivolti ai massimi artisti del tempo, il che significa che di 21.610 capolavori, 21.610 capolavori sono assolutamente di altissimo livello. Sono delle belle testimonianze, come questo ostensorio, perché è la conferma di quello che dicevo prima. C'è un signore che dunque si è andato, ha preso, rubato, saccheggiato Napoleone, e invece arriva a Napoli e fa l'unico dono della sua vita, probabilmente attraverso il cognato Gioacchino Ammirà. Ed è questa la testimonianza, come dicevo, che questo tesoro è intatto. La deputazione è stata capace di non subire spoliazioni, di non finanziare alcuna guerra. Quindi il tesoro di San Gennaro è il più importante al mondo, anche e soprattutto perché la storia dell'arte che va dal 1305 ai giorni nostri. Perfetto, ed è perfettamente custodito. La famiglia Spera poi regala questo meraviglioso crocifisso in argento e corallo, io attribuisco ad Algardi per la capacità espressiva del Cristo, e insieme all'ostensorio, insieme alla pisside che abbiamo sorpassato, è una delle 10 meraviglie classificate del tesoro di San Gennaro. Meraviglie che sono riduttive rispetto ai capolavori, perché abbiamo altri, fra i quali questo, che è assolutamente oltre le meraviglie. È il reliquiario del sangue, è un regalo del 1305 di Carlo d'Angiò, la parte centrale è angioina, la base e la corona sono delle sovrastrutture con uno dei più grandi smeraldi al mondo, ma ha una duplice importanza, una spirituale, perché da 7 secoli vengono trasportati ancora oggi in processione le ampolle del sangue di San Gennaro, e poi dal punto di vista culturale è un patrimonio unico. Cosa dicono i turisti venendo a visitare questo museo? Innanzitutto c'è scetticismo, cioè non si rendono conto che come è possibile che vi sia questo capolavoro e come sia intatto. Poi arrivano e cominciano a rimanere, prima a sorridere, poi a bocca aperta, rendendosi conto che veramente c'è una concentrazione unica di capolavori
appartenenti a una sola proprietà, questa è alla città di Napoli. Questa è la singolarità. Vengono anche molti turisti stranieri? Sì, sì, devo dire che per fortuna, forse probabilmente all'estero conosco il Tesoro di San Gennaro molto più che in Italia e a Napoli stessa. E, tant'è vero che alcune di queste opere stiamo guardando in maniera veloce, fanno parte dei più importanti libri di storia dell'arte. Per esempio questo ostensorio è un'altra delle 10 meraviglie, è un regalo della regina Maria Teresa d'Austria, oro, argento, pietre preziose, perline, regalate per il suo matrimonio con Ferdinando II di Borbone, che per non essere da meno, per non sminuire, regala poi quel tronetto di 700 kg d'argento per posizionare questo ostensore in quel luogo. Ma siamo nel 1837. 1837. Subito dopo, poco dopo, abbiamo uno dei pochi pezzi non di scuola napoletana. Il 98% dei capolavori sono di scuola napoletana, che è questo calice, che è un regalo di Papa Pio IX, straordinario, oro zecchino, realizzato dal Castellani a Roma su disegno del Valadier. Papa Pio IX viene a Roma, anzi scappa da Roma per i moti mazziniani e si rifugia a Napoli, e Ferdinando II lo accoglie nella Reggia di Portici. Quando va via, grande devoto all'Immacolata, famosa l'enciclica sulla verginità dell'Immacolata, nonché ripresa dal Concilio Secondo Vaticano da Paolo VI, è anche molto devoto a San Gennaro. Viene più volte in cappella nel suo esilio. Quando va via vuole donare ai napoletani, alla deputazione e a San Gennaro, questo straordinario calice. Una curiosità, questo calice, studiando, facendo ricerche nel nostro archivio, che è uno dei più antichi di Napoli, abbiamo scoperto che è costato al tempo 3.000 ducati. Faccio un rapido conto. Una carrozza super accessoriata, paragonabile alla nostra Mercedes Top, con 4 cavalli di tiro, costava 30 ducati. Questa la dice lunga sulla devozione. La devozione e il costo, al tempo 18 miliardi di lire, al tempo 9 milioni di euro, oggi valore inestimabile. Il suo corpo fu sepolto nelle catacombe di Capodimonte e dopo varie vicissitudini fu portato nel Duomo di Napoli il 13 gennaio del 1497. Ma il culto del santo era già forte in città e oltre a popolo anche i regnanti mostravano una profonda venerazione verso il patrono. Fu il re Carlo II d'Angiò a disporre la realizzazione del busto d'oro e d'argento che custodisce le ossa del cranio, e fu Roberto d'Angiò a volere la teca poressa d'argento per conservare le ampolline col sangue. Nacque così il primo nucleo delle straordinarie opere del Tesoro di San Gennaro, arricchitosi negli anni ed esposto in uno splendido museo. Nei secoli opere magnifiche e uniche hanno arricchito l'inestimabile tesoro del santo, documenti antichi, ori e gioielli, oggetti preziosi e argenti, dipinti, tutto di incalcolabile valore, che nel corso dei secoli re, papi, uomini famosi o persone comuni hanno donato per devozione al santo. Fra le cose poi straordinarie del Tesoro di San Gennaro abbiamo i busti. I busti tutti d'argento. Perché? Perché con la Controriforma le reliquie dei santi assunsero una grande importanza e si pensò di trasportarli in tabernacoli di legno. Poi si immaginò che fosse molto più bello trasportarli all'interno dell'immagine stessa del santo. Ma perché ci sono 54 busti d'argento nella Cappella del Tesoro? Argento masticcio, nel senso che non sono di cartapesta ricoperti di una pellicola, perché i napoletani hanno sempre pensato che i loro guai fossero talmente tanti che San Gennaro da solo non ce la facesse. Hanno creato una squadra di compatroni, sono tutti compatroni, ognuno con una delega. Questo straordinario busto di Sant'Irene testimonia come Sant'Irene abbia la delega di proteggere Napoli dai fulmini. Questo è il fulmine, la mano che protegge il fulmine, e questo è il primo plastico al mondo, per di più di una città, per di più in argento, Napoli, sorretta dal putto. Una cosa straordinaria, meravigliosa.
periodo dell'anno in cui il museo è più visitato rispetto ad altri? Sì, allora abbiamo l'estate, che paradossalmente sembra Napoli sia vuota, invece è ricca di turisti e quindi in estate, poi diciamo da settembre, l'estate proseguendo con settembre fino ai primi di gennaio è assolutamente affollato. Poi abbiamo un periodo diciamo di stanca, non esiste destagionalizzazione a Napoli, quindi gennaio e febbraio sono considerati mesi molto meno appetibili e poi da Pasqua in poi ripartiamo, insomma. E ci sono anche una serie di iniziative che organizza proprio il museo. Per noi è fondamentale, abbiamo due iniziative sostanziali che sono i rapporti con le scuole, perché secondo noi la scuola ha un senso di appartenenza, deve dare un senso di appartenenza fondamentale ai ragazzi napoletani, quindi prezzi speciali con visite guidate all'interno del museo e poi, siccome questa è la straordinaria storia della fede di un popolo, anche un incentivo alle parrocchie, in modo tale che anche loro possono godere e vedere quello che è la storia della fede di questo popolo. Una storia appunto famosa in tutto il mondo, in maniera veramente trasversale. Sì, oltretutto una stima del Vaticano del 2007 contava i devoti di San Gennaro nel mondo in 25 milioni, che veramente è mezza Italia. Altre opere, parlando di busti, grandi autori, Giuseppe San Martino, grandissimo scultore presepiale, marmoreo, che realizza questo bellissimo San Raffaele, un episodio evangelico in cui San Raffaele indica a Tobbiolo il pesce da cui ricavare il fiele per guarire il papà dalla cecità. Allora, questo è l'unico, come puoi vedere, all'interno di una teca, messa successivamente per due motivi, uno ufficiale e uno ufficioso. Anche qua poi siamo a Napoli, quindi le caratteristiche sono importantissime. Quella ufficiale perché alle spalle si possa vedere il mantello, e dopo lo vedremo, che sembra un tessuto, è talmente ben lavorato che sembra un damascato. Ufficioso perché i primi giorni in cui si è aperto il museo si creava una fila enorme che dall'altra sala si interrompeva qua. Non capendo, essendo pure partenopeo, non sapevo che c'è un'antica leggenda, e cioè che le ragazze che cercano, le donne che cercano fidanzato, baciano alla base di San Raffaele il pesce, il che significa si provocava questa fila incredibile. La soprintendenza poi mi ha imposto di inserire il vetro per non... Quindi per evitare questo per piccolo evitare. Inconveniente. Devo dire che le testate dopo sono state parecchie comunque contro il vetro. Fra le cose, secondo me, fondamentali e importanti, girando l'angolo, è quello che i napoletani, come dire, hanno nella loro capacità di concepire le cose, che tutto questo è il risultato di un voto dei napoletani, fatto nel 13 gennaio 1527. Perché? Perché nel 1526 Napoli era distrutta da tre flagelli. Gli Angioini, che circondavano, che assediavano la città, e fecero la cosa più idiota che si potesse fare, avvelenarono il Serino, provocando una peste, che una peste sì. senza precedenti, la carestia e il Vesuvio, che ovviamente stava veramente eruttando in maniera pericolosa per la città. I napoletani fecero una cosa straordinaria, andarono da un notaio e fecero un patto, un atto notarile col santo. Quindi immaginate la straordinaria capacità di fare un atto notarile, di stipulare un atto notarile con un'entità. Certo, perché c'è un rapporto molto confidenziale con questo santo patrono. Atto notarile che abbiamo esposto ovviamente all'interno del museo. Voto della città di Napoli, 13 gennaio 1527, se San Gennaro avesse fatto terminare questi flagelli, l'atto notarile certificava che avrebbero costruito una nuova cappella del tesoro di San Gennaro. Davvero un documento unico, di inestimabile valore. Unico, cioè questo sta a testimoniare la... Il rapporto confidenziale. Era un parente, di cui anche forse le parenti di San Gennaro, che poi vedremo nel corso della nostra trasmissione, spiegheremo ai nostri telespettatori il rapporto che esiste tra queste donne esattamente. E il santo. E questi sono due documenti importantissimi, perché sono il diritto di fondazione della cappella, e cioè che la deputazione non dipende dalla curia, quindi tutti questi non sono beni ecclesiastici, ma direttamente dal nunzio apostolico, quindi dal Papa, perché sono soldi dei napoletani, perché è stata realizzata dai napoletani e i deputati sono ancora i rappresentanti di quella città di Napoli.
Il miracolo di San Gennaro si svolge 3 volte l'anno, il 19 settembre, il sabato che precede la prima domenica di maggio e il 16 dicembre, e si verifica quando il sangue del santo si liquefa. Napoletani e credenti sparsi in tutto il mondo attendono con ansia che il miracolo abbia luogo e valutano le sorti della città di Napoli in base al tempo che il sangue impiega a liquefarsi. Più è lungo, più il destino appare nefasto. Il primo miracolo del sangue di San Gennaro storicamente accertato avvenne il 17 agosto del 1389, durante le numerose dominazioni straniere a Napoli. Originariamente, nei giorni del miracolo, sedevano sulle prime panche della chiesa le cosiddette parenti di San Gennaro, ovvero donne di estrazione popolare native nei quartieri del Molo Piccolo, che imploravano e sollecitavano il busto del santo affinché il miracolo avvenisse nel minor tempo possibile. Ancora oggi esiste il culto delle parenti di San Gennaro. Perché lui non vuole per gli abbiani stella, non vuole il seno della madre, ma il seno di Dio stesso. Sì. Perché la grandezza di Dio è stata quella, perché quella che è stata vicina prima che l'hanno tagliata la testa, che la mamma è morita di dolore, solo la persona, il Signore si fece vedere il martirio del figlio. E quando lei andava presto a presto, e come il sangue che loro raccolsero, dice che erano due del dolore, e un'altra di Margellini, che erano queste 3 donne anziane che hanno conservato il sangue, e quella rosa carne è mandata per tradizione, e questo è un sede, è stato fino all'ultimo vicino con la parola. La tradizione infatti narra che alla morte del martire il sangue sia stato raccolto da una donna, Eusebia, molto devota, che lo ripose in varie ampolline. Una storia tra leggenda e realtà, che incrementa sicuramente il fascino e il mistero che da sempre avvolgono il santo e la sua vita. Si racconta inoltre che il martire fu decapitato a Pozzuoli su una pietra che il 19 settembre di ogni anno, giorno della morte, questo masso diventi di un rosso molto acceso a causa del sangue del martire che si scioglie. La grande devozione e venerazione che la gente nutre per San Gennaro sono strettamente legate al suo sangue, che attualmente è gelosamente conservato all'interno del Duomo di Napoli. E adesso Roberta D'Agostino, insieme a Serena Amabile, ci farà capire quanto sia ancora vivo il culto di San Gennaro e come si interfaccia anche con la modernità. Seguiteci. Fabiola, mi sono spostata dall'interno del Duomo, sono all'esterno del Museo di San Gennaro, abbiamo seguito questo bellissimo viaggio al Museo di San Gennaro e sono qui all'esterno con Serena Amabile, responsabile delle relazioni esterne del Museo di San Gennaro. Serena, vediamo come San Gennaro è così attuale, infatti avete studiato un'applicazione per internet, per l'iPad in particolare, e poi un giornale online. Come mai queste due iniziative? Sì, sono un ennesimo, io credo, sintomo, un'ennesima dimostrazione della potenza di San Gennaro, attuale e moderno in tutti i tempi. Naturalmente oggi come oggi non si può assolutamente prescindere per arrivare un po' a tutti e perseguire quello che è il nostro sogno, la diffusione della cultura per la conoscenza e il rispetto del territorio dal mezzo moderno. Bene, vediamo un po' che cos'è questa applicazione. Sì, è un'applicazione, come vedete io ho un iPad, aspettate, ecco qui, la apriamo, è scaricabile gratuitamente, evviva San Gennaro, la potete vedere, tra un attimo si apre. Quindi semplice da utilizzare. Semplice da utilizzare, eccola qua. Mentre vanno le varie pagine, le varie sezioni, che dopo se volete vi illustro un attimo,
Bisogna dire che per fare questo ci è venuta in ausilio un'associazione neonata, l'associazione Amici del Tesoro di San Gennaro, che è una ollus che sposa perfettamente gli intenti del museo e attraverso la quale è stata creata questa applicazione e poi il giornale San Gennaro Online. Che cosa si può fare grazie a questa applicazione? Allora, è un'applicazione... Vedo una scritta, accendi una candela. Accendi una candela. Si può accendere virtualmente, evidentemente, una candela direttamente nella Cappella del Tesoro di San Gennaro. Ora lo facciamo insieme, ecco qui, vi viene chiesto di inserire il vostro nome, la città di provenienza e la motivazione per la quale vogliamo accendere la candela. Dopodiché si accende la candela, si va avanti, in questo caso io ritorno indietro e vado sulla seconda sezione, Candele dal mondo, e ci sono le straordinarie, io credo, motivazioni da ogni parte del mondo. Avete sentito, lo leggete su tutto ciò che è dedicato a San Gennaro, una stima conta, ma questo già diversi anni fa, 25 milioni di devoti. Beh. Questa è un'opportunità concreta che hanno i milioni di devoti che hanno uno strumento del genere, scaricandosi gratuitamente l'applicazione, fare un pensiero o di chiedere qualcosa a San Gennaro e noi di vederlo scritto. Quindi San Gennaro molto attuale. E invece su questo giornale online che cosa succede? Su questo giornale online, che è appunto di ausilio, di supporto e di integrazione, per come ti dicevo prima, ha pensato l'associazione, che è appunto in stretta sinergia con il museo, di offrire un qualcosa online che sia un attimo diverso rispetto a quella che è l'offerta sul web. Ogni settimana su San Gennaro Online trovate una serie di sezioni dove potrete ripercorrere la storia artistica, sociale, economica, sociologica della città di Napoli attraverso San Gennaro, ad esempio con la storia della Deputazione a Puntate, che implica evidentemente la storia di tutti i personaggi che hanno fatto grande la civiltà, non solo Napoli, a partire da qui, oppure l'intervista impossibile. Con l'intervista impossibile, l'ultima, per esempio, è da ieri sul web, perché esce ogni martedì questo settimanale online, è stata fatta Papa Pio IX, l'ultimo grande regnante della Chiesa Cattolica. Effettivamente un'intervista impossibile. Esatto, intervista impossibile. Inutile dirvi che poi c'è una sezione dedicata al calcio. Manco a dirlo, napoletani passionali a tutte le latitudini, e questo ce lo dice anche l'applicazione, laddove sta per effettuarsi una partita del Napoli, le candele accese si impennano perché si chiede addirittura a San Gennaro. Una grazia calcistica è sempre importante. Sì. Quindi Serena, questa applicazione e questo giornale online dedicate a San Gennaro sono una cosa importante e quindi dimostra ancora una volta quanto San Gennaro sia nel cuore delle persone. Noi ti ringraziamo e facciamo presente e ricordiamo questa applicazione e il giornale online dedicato a San Gennaro. Direttore, dopo aver percorso questo primo tratto del museo, dove veramente ci siamo emozionati per la bellezza delle opere, adesso proseguiamo in questo viaggio e ci troviamo in un altro luogo simbolo del museo. Questo è uno dei meriti del museo. Voglio ricordare che il museo è giovanissimo, cioè ha solo 10 anni, 2003 praticamente, il che vuol dire già è un miracolo nel miracolo, perché realizzare un museo ex novo, vero, con capolavori antichi e classici, non è cosa di tutti i giorni, anzi tutt'altro, quasi tutti i musei nascono nell'Ottocento, nel Novecento, eccetto i musei di arte contemporanea, ma questa non è arte contemporanea, se non è altro che arte contemporanea del tempo. Ovviamente. Fra i meriti è quello di aver creato un percorso che include le sacrestie che per 4 secoli non sono state aperte al pubblico. Quindi anche questo è una grande novità, dare la possibilità attraverso il percorso museale di guardare questi capolavori, fra cui la sacrestia. Appunto, se solo alziamo gli occhi rimaniamo veramente estasiati dalla bellezza di questo soffitto. Polvere, marmo e stucco. Questa è la Cappella dell'Immacolata, perché c'è un'Immacolata realizzata dal Farelli, ma tutta la sacrestia è un capolavoro con capolavori. Sì. Marmi pregiatissimi e poi questo dipinto di assoluto valore, che è di scuola napoletana, Massimo Stanzione.
Massimo Sansone ha un grande merito. Innanzitutto, questo quadro era stato commissionato dalla Deputazione per sostituire un quadro non terminato dal Domenichino all'interno della cappella perché morì. La Deputazione commissionò questo quadro, ma poi per fortuna non ha sostituito quel quadro del Domenichino e ha pensato bene di esporlo all'interno della sacrestia. Fra le opere bellissime di questa sacrestia c'è questa che si chiama scientificamente scarabattola, cioè un contenitore che contiene una natività, e questa è una natività in legno di tino, e siamo ai prodomi del presepe napoletano. Straordinario, veramente straordinario. Imperdibile. Diciamo a tutti i telespettatori di Lente in Ingrandimento, venite a visitare il Museo di San Gennaro, talvolta veramente non si conoscono delle realtà incredibilmente belle. E questo, come dicevo, è un po' il tesoro di San Gennaro, cioè l'evoluzione dell'arte attraverso i secoli, tangibilmente visibile in questo percorso. Siamo nell'antisagrestia, vedete com'è diversa l'atmosfera che si respira dalla sagrestia dell'Immacolata a questa? C'è un fatto così simbolico, come sempre. I pittori, gli artisti del tempo studiavano molto, sapevano che cosa fosse la simbologia, e qui abbiamo un esempio di una tecnica, i cosiddetti quadraturisti napoletani, che poi ritroviamo per esempio nell'archivio storico del Banco di Napoli, che cosa ci indicano? Per loro questo è un palcoscenico sul quale l'uomo diventa protagonista della propria storia, e queste sono delle scenografie, delle quinte teatrali. Fa parte della scenografia questa fontana bellissima del Lazzari in marmo, che era un lavabo per prima della liturgia, i sacerdoti lavavano le mani e poi le si asciugavano con i rulli di tessuto che erano appesi qui. Questi dipinti sono ovviamente di un pittore importante, un pittore pugliese, il Fato. E poi entriamo in quest'altro luogo bellissimo. Che ci parla solo esclusivamente di un grande artista, Luca Giordano. Perché? Perché sul soffitto vi è un affresco con la sua firma rara. Giordano F, Giordano Fecit. Perché rara? Perché Luca Giordano era soprannominato Luca Fambres, cioè lui abbozzava i disegni e gli allievi proseguivano, quindi ci sono molte attribuzioni a Luca Giordano. Qua invece si deve mettere in posizione orizzontale e firma questo affresco, anche un po' particolare, molto solare. Molto solare. Sì. Mentre gli ovali sono due del Domenichino, due del Fato, due del De Matteis, i rami che sono sulla madia sono del Luca Giordano, e questa madia è il trionfo dell'artigianato napoletano. E anche questa sagrestia è stata aperta grazie alla volontà del Museo del Tesoro di San Gennaro. Esattamente, di poter finalmente rendere fruibile un percorso che prima era solo per i prelati e per la deputazione. Oggi è possibile ammirare questa madia, che ha una particolarità. Facendo delle ricerche, ovviamente prima dell'apertura del museo, ho scoperto che il legno per realizzare questa maglia è stato stagionato 200 anni e che nel corso dei secoli non ha mai subito un danno, nemmeno una cerniera di un cassetto, pur essendo utilizzato ogni giorno per le liturgie. Quindi era un pezzo di storia sottratto alla città, veramente un peccato. Sì, al mondo io direi. È vero, al mondo. Direttore, siamo giunti nella cappella del tesoro di San Gennaro, un tesoro nel tesoro, possiamo dire. Sì, tutto parte da qua, tutto parte da quel voto dei napoletani del 13 gennaio 1527, ci sono capolavori straordinari che sono esposti all'interno della cappella, e ovviamente c'è l'altare maggiore con il busto, con il paliotto, cioè la cappella è veramente un gioiello universale dell'arte. Ed è forse nella sua ricchezza l'emblema di quello che raccontavo, cioè che questa è la straordinaria storia della fede di un popolo.
riferimento che abbiamo fatto al museo, perché tutti gli oggetti erano comunque per la cappella e il tesoro di San Gennaro o per il busto di San Gennaro e oggi sono parte del museo, anche riferimento alle pitture con quasi tutti i quadri olio su rame del Domenichino, fatta eccezione per questo che è del De Ribera, perché appunto il Domenichino morì, e la cupola che è del Lanfranco, sempre per lo stesso motivo. Al di là degli episodi, al di là del racconto, al di là della storia, c'è l'essenza di Napoli e questo secondo me è fondamentale. E anche il fatto appunto che la Cappella del Tesoro di San Gennaro si trovi all'interno del Duomo è testimonianza dell'importanza del santo patrono. Assolutamente, assolutamente. Ricordiamo prima di salutarci, noi naturalmente la ringraziamo infinitamente perché ci ha condotto in un viaggio veramente ricco di emozioni, che il Museo del Tesoro di San Gennaro, nato nel 2003, è aperto tutti i giorni. Praticamente ed è visitabile sì. Sempre, sì. Anche nei giorni festivi. Esattamente, è una peculiarità, vogliamo che il Museo del Tesoro di San Gennaro sia aperto Natale, Pasqua, Ferragosto, primo dell'anno, soprattutto perché si fa un servizio alla città e ai turisti che vengono in città. Che ne sono veramente tanti e speriamo che sempre di più vengano a visitare questo che è veramente uno scrigno ricco di oggetti bellissimi. Grazie ancora, grazie a voi, direttore. Grazie. E proprio dalla Cappella del Tesoro di San Gennaro noi salutiamo i nostri telespettatori di Lente di Ingrandimento. Abbiamo fatto insieme un viaggio bellissimo, ricco di emozioni. Ringraziamo Roberta D'Agostino che ci ha accompagnato per una parte di questo viaggio, Serena Mabili che ci ha mostrato anche il lato moderno, se vogliamo, di questo santo patrono e protettore della città, il direttore del museo Paolo Iorio, ma soprattutto grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci alle prossime puntate.